Salve a tutti, questo è un video bonus sulla lezione 35. Parleremo di effetti sonori. Finalmente è potuto venire il tecnico accordatore a sistemare il pianoforte, quindi da questa lezione lo potrò usare. Questa lezione è dedicata a illustrare la produzione di suoni sul pianoforte ottenuti in maniera poco convenzionale, una sorta di ricreazione pianistica che ha, però, lo scopo di stimolare la sperimentazione. Visitando i musei degli strumenti musicali si possono vedere alcuni pianoforti antichi con vari pedali. Con uno di questi si azionava un congegno che metteva a contatto una striscia di carta pecora con una regione della cordiera, nella parte sotto al do centrale. Suonando in quella regione, le note accompagnate da un ronzio che con un po' di fantasia poteva ricordare il fagotto. Noi possiamo provare quell'effetto appoggiando sulla cordiera del pianoforte a coda dei fogli di carta. Mentre nella regione senza fogli di carta posso suonare tranquillamente con i suoni. Ecco, qui si possono vedere i fogli di carta appoggiati sulla corriera. Con una squadra da disegno in plastica appoggiata sulle corde avremo l'impressione di suonare un pianoforte vecchio e ronzante. Sono molti gli oggetti che si possono appoggiare sulle corde, dalle strisce di stoffa alle palline da ping pong, dai libri con pesi diversi alle strisce di scotch. L'importante sarà non appoggiare piccoli oggetti quali matite, monete, eccetera, che potrebbero cadere sulla tavola armonica sottostante, suscitando le ire del tecnico accordatore. Ora potete vedere una squadra da disegno in plastica appoggiata sulla cordiera. L'effetto sarà quello di un ronzio abbastanza intenso. Ora ho sistemato dei libri sulla cordiera del pianoforte e quindi farò una scala cromatica perché ci sono delle regioni che suonano in un modo e delle altre regioni che suonano in modo diverso. Il fatto che suonino in modo diverso è dovuto al fatto che i libri hanno pesi e dimensioni diverse. Qui possiamo vedere dei libri appoggiati sulla cordiera. Naturalmente ogni libro ha un peso diverso e quindi produce un effetto diverso. Il pedale tonale, oltre all'uso consueto di tenere alzati gli smorzatori delle prime note suonate, lasciando liberi tutti gli altri, permette di ottenere un curioso effetto di risonanza continua. Abbassiamo senza far suonare tutti i tasti bianchi e neri della prima ottava grave. Poi catturiamo gli smorzatori con il pedale tonale. Lasciamo le note e suoniamo liberamente.
corde gravi vibreranno per simpatia e i suoni che otterremo saranno avvolti da un alone continuo. L'effetto risulterà maggiore azionando anche il pedale sinistro e suonando piano, rapidi gruppi di note, accordi arpeggiati o altro, intervallando con pause. Queste faranno udire bene la risonanza. Sul pianoforte verticale si può ottenere lo stesso effetto tenendo abbassati i tasti nella regione grave con dei pesi, sbarre di metallo o altro. John Cage, compositore americano del secolo scorso, ha teorizzato prima e messo in pratica poi il pianoforte preparato, inserendo fra le corde vari oggetti quali viti, pezzi di gomma, chiodi, eccetera, ottenendo così degli effetti sorprendenti. Possiamo fare un esperimento interessante abbassando senza far suonare i soli tasti bianchi della terza ottava, dal Do 3 al Do 4. Catturiamo gli smorzatori con il pedale tonale e lasciamo i tasti. Suonando note staccate nella regione più grave, sentiremo delle risonanze simili ad un organo lontano. Grazie per avermi seguito e alla prossima lezione.